La cittadinanza ha distrutto il mercato del lavoro in Italia, non è stata solo quello naturalmente, ma ha falsato, è stata come una droga. Prendo un'espressione porriana, che è usata spesso questa espressione, è come mettere della droga all'interno del mercato del lavoro che ha già i suoi problemi, soprattutto al sud, come è evidente. Però c'è stata una grande furbizia politica, perché c'è un leader politico che era praticamente un partito che era praticamente finito, che era i 5 Stelle, che sono riusciti a crearsi un mercato politico, un elettorato, grazie anche, non solo, ma grazie anche al reddito di cittadinanza. Per cui tanto di cappello a Conte, io sono molto cinico in questo, perché ha creato con una grande, gigantesca, non dico truffa, ma insomma una gigantesca illusione. E perché il messaggio che è sempre venuto dalla cittadinanza è questo, in fondo, è che lo Stato ti può aiutare per tanto tempo, ma non se hai veramente bisogno. Io ieri alla radio ho ospitato un ragazzo senza una gamba, ex tossicodipendente. Lo Stato ancora non gli dà i soldi perché è senza una gamba, nonostante il fatto che l'hanno amputato a marzo, e lo Stato ancora non gli ha dato un euro. Questo non lavora, vive per strada. Le persone da aiutare in Italia ci sono, le persone che hanno veramente bisogno ci sono, non erano quelli, o la stragrande maggioranza di quelli, individuati con reddito di cittadinanza. Lo Stato deve aiutare certamente i più bisognosi, deve aiutare chi perde il lavoro per un periodo, ma invece il reddito di cittadinanza ha semplicemente drogato il mondo del lavoro. Questa è la mia, come dire, la mia valutazione di quello che è successo, e credo che poi, per carità, le speculazioni politiche le hanno fatte tutti, le hanno fatte tutti, le ha fatte anche i 5 Stelle. Io sono uno cinico, non ho problemi da questo punto di vista. Ha Vabbè. fatto bene a creare un suo elettorato anche e soprattutto su questo. Basta andare a vedere i posti dove piglia i voti 5 Stelle per rendersi conto che questo è 8 stato un miliardi errore. all'anno per almeno 5 anni, sono 40 miliardi di soldi contribuenti ora a Borselli, e in realtà si può giudicare una misura come quella del reddito di cittadinanza per soltanto, diciamo, i casi come quello che ha appena citato Cruciani di non funzionamento dell'assistenza ai più deboli, cioè una cosa esclude l'altra? Perché oggi se io fossi un grillino ti direi, beh sì, ha ragione Cruciani, bisogna aiutare il ragazzo senza gamba, drogato, quello che volete voi, eccetera, però non per questo bisogna buttare a mare No, uno strumento. Ti ma farei questa infatti, obiezione. sì, ma infatti non è stato buttato a mare questo strumento dal momento che si è detto facciamo una distinzione tra quelli che sono gli abili al lavoro e quelli che non sono abili al lavoro. È stato chiaramente detto che coloro i quali non hanno la possibilità di lavorare per ovvi motivi, sono stati messi dei paletti, oltre 65 anni, disabili o comunque con figli dei minori, non viene tolto il sussidio. Chiaro è che se in uno Stato non si pensa che l'unica vera politica sociale sia il lavoro e non l'assistenza, rischiamo di rimanere ad un paese che è fermo al palo. Ma ci sono dei dati, partiamo da questi, dei dati che ci ha restituito l'Istat, che sono molto chiari. Ci sono dei dati, per non sbagliare, dice che il tasso di disoccupazione è sceso del 7,5%, a novembre c'è stato un record di occupati, 27,74 milioni. E questo quando? Dopo 3 mesi che è stata introdotta la riforma del reddito di cittadinanza, si era parlato, arriverà una bomba sociale, no? Ricordate, appena è stato annunciato che si sarebbe messa a mano al reddito di cittadinanza, succederà l'apocalisse, i mercati, bomba, le persone si riverseranno per strada. Invece i risultati cosa sono? Minore disoccupazione. Ma per quale motivo? Perché il lavoro è l'unico elemento, è l'unico strumento che può andare, uno, a generare ricchezza in un paese, perché se tu comunque non immetti il lavoro, e secondo, Nicola, a incentivare comunque a educare anche i nostri figli a un concetto, cioè i nostri figli non possono essere educati all'idea che tu non lavori e hai, ovviamente vieni foraggiato dallo Stato. Questo disincentiva il lavoro, è una politica governativa che disincentiva il lavoro, è una politica ferma, questo è il punto, semplicemente. Fammela a me la domanda. Eh? Fammela a me la domanda. Fammela fa Sara, è che Aspetta, voi... fammi dire, anche perché segretario mi sa che sono in netta minoranza Brava. stamattina, No, no, quindi siamo devo in due. fare. No, allora, io la metterei così, la distinzione che ricordava Ara tra occupabili e non occupabili è stato secondo me un successo del governo, cioè questo andava fatto. Il reddito di cittadinanza, quando è stato introdotto a gennaio 2019, sembrava essere la grande svolta in termini di politiche attive per il lavoro e di sussidio al versante povertà. In realtà, gli stessi sostenitori del reddito di cittadinanza in corso d'opera
si sono accorti che qualcosa non funzionava, quindi non è che hanno ritenuto e dichiarato che andasse bene esattamente così com'era, è stata addirittura istituita una cabina di regia per riformarlo in quanto strumento perfettibile. Di qui a dire che non sia servito a nulla ce ne passa un bel po', perché sul versante del contrasto all'indigenza, quindi la parte appunto dell'assistenzialismo, è stato estremamente efficace, in particolar modo durante il periodo pandemico e soprattutto per risollevare tante famiglie e tanti singoli che faticano a vivere dignitosamente. Allora, poi anche i dati... È aumentata la povertà, Cioè, era allora, nato per contrastare la povertà, adesso, ma i dati ci dicono Allora, i dati vanno anche letti, non vanno solo menzionati. Sì. Infatti, nella lettura dei dati che tu ricordavi adesso, magari un supplemento di informazioni in più non guasterebbe. Sì, sì, vai, andiamocela. Ed è il seguente. Sì. Il lavoro non è che basta semplicemente attivarlo. Ci dobbiamo chiedere che tipo di lavoro è. Ah, beh, certo. È un lavoro... Allora, deve piacerci, deve essere sotto casa. Adesso do anch'io numeri precisi, 520.000 unità lavorative in più, tra l'altro noi dovremmo fare anche un focus sui giovani, che mi pare sia il taglio del panel questa mattina. Ecco, alcuni sono degli spostamenti interni a quel range numerico, nel senso non tutti sono nuovi assunti. Noi abbiamo delle persone che in Italia faticano ad andare in pensione, perché abbiamo visto anche questa buffonata, aboliamo la legge Fornero e abbiamo un inasprimento dei requisiti per l'uscita dal lavoro anticipato, e questo fatemelo dire, e quella gente viene conteggiata come occupati perché non può andare in pensione. E allora parliamo dei contratti, parliamo di questa gente che non esce al lavoro e dal fatto che si parli tanto di famiglia, ma un giovane, una famiglia non la può mettere su perché però, se il contratto... Sara, no, però Nicola, questa roba del reddito che va buttato, è come buttare il bambino con la pasta. Però una domanda ti voglio fare, certo, però è una domanda per capire bene la posizione, poi vado da Sileoni. Visto che sei in minoranza, c'hai il maggiore tempo di parola. A meno che Sileoni non sia favorevole al reddito. E poi lo vedrai. E poi lo vedrò. Però la domanda è la seguente. Io ho sentito la contestazione che si fa sul reddito, su questi numeri. Però ti chiedo una cosa. Un ragazzo di 22 anni, che prende 500 euro al mese e per 18 mesi, perché questo è il reddito di cittadinanza, e non va, non viene formato, eccetera, ha forse maggiore dignità di quel ragazzo che ne prende 500 e non ne prende 500, facendo uno che la sinistra considera un lavoretto? Sono tutti e due in una situazione, diciamo, imbarazzante, solo che uno la paga il datore di lavoro, l'altra la paghiamo noi contribuenti. Cioè, non è che 500 euro a un ragazzino di 22 anni danno questa grande dignità per il ragazzino. Però costituiscono un supporto e un Tu a un 22enne gli daresti 500 euro al mese. Tu pensi che i contribuenti italiani, tutti i contribuenti italiani... E tu invece, italiani, Nicola, pensi che potrebbe andare... Posso dirti che io fino a 30 anni coi calci nel sedere... Allora, devi andare... Allora, scusami, lo mandiamo a 5 euro l'ora a servire ai tavoli. Il lavoro sottopagato, ne parliamo. Io un ragazzino di 22 anni non lo... Parliamo dello sfruttamento. Ma che c'entra? Pagate voi, pagate voi. Sono due cose diverse. Lo paghiamo, no, perché lo paghiamo i giovani, soldi per quella... A un 22enne io devo pagare i soldi a un 22enne. Allora, io sono anche una mamma, molti saranno genitori qui. Io mia figlia non ce la vorrei vedere. C'è la quota mamma a servire. No, la cosa, non c'è ironia da fare, perché se uno pensa che questo è il problema. No, non ce la vorrei vedere a lavorare. No, la frase è incompleta. Brava Sara, sei una combattente. Io sono una combattente perché vai. Quello che dico. La questione non è non la voglio vedere a lavorare, la vorrei vedere a lavorare con un lavoro che sia rispettoso della persona, mi fa piacere che la platea lo capisca. Bravi. Perché è un tema che interessa tutti. Che ipocrisia. Vai, bella questo dibattito, sembra quello di Del Debbio. Allora, io non ho mai votato 5 Stelle, il principio era giusto, la legge è stata scritta male, sono mancati i controlli e concludo con le regioni che hanno boicottato i centri di assistenza. Però scusami, era inevitabile che finisse così, ma era un sistema talmente complesso da realizzare. Esatto. Con i navigator, ben ricordati. Ma come si fa a dire che quella roba lì era una roba accettabile? Era una roba incredibilmente statalista e socialista, era una roba pazzesca, era una roba che poteva avere pure una sua, però come dice, aspetta un attimo, che poteva pure avere una sua, ma quale? Ma la gente va a trovare il lavoro attraverso altre cose, non attraverso i centri del lavoro, non diciamo i villaggi.
anni, dai. In cui la domanda e l'offerta di lavoro si incontrassero in maniera efficace. È il mercato che fa incontrare queste cose, oppure solo il mercato, non l'intermediario che è lo Stato. Non diciamo cose allucinanti. Almeno guarda che lo dice anche la presidente Meloni. Lo dice la Meloni perché lo deve dire. Pensavo la presidente fosse più autonoma e critica, non che dicesse le cose perché le dice. È il residuo di statalismo meloniano, anche la Meloni. Quindi secondo te in Olanda, Francia, Germania sono tutti statalisti? Sono cose che funzionano meglio in questo caso. E allora dovresti dire... Ma è impossibile far funzionare un sistema come quello che avevano messo in Italia. Quei geni di Di Maio e all'epoca di Battista, di Conte. Ma il principio, secondo te, se dovesse... già il principio. Ma qual è il principio? Dell'assistenza a quelli che hanno bisogno, cioè alle famiglie bisognose. C'è già... Doveva essere migliorato quello che volete. Quale sarebbe le... C'erano tutti i sistemi che aveva migliorato. Ma me lo citi uno? Ma come si chiamano le leggi, quelle fatte anche da Renzi? Il reddito di inclusione. Il reddito di inclusione. Ma il reddito di inclusione non prevedeva. Ho capito, ragazzi. Però... qui si voleva che lo Stato, come ha detto giustamente Nicola, mantenesse delle persone abili al lavoro semplicemente perché non c'è. È stato sbagliato. Poi tu metti in mezzo. Ma era quella la cosa, non c'era altro. Ho capito, ma tu ci devi andare avanti fino a quando è stato riformato. Ci sono due categorie diverse. Ragazzi. Esiste adesso il supporto formazione e lavoro, che è quello che deve essere appunto. Nicola, se Forza Italia, se Forza Italia il PD se Forza Italia il PD oppure Fratelli d'Italia avesse proposto un provvedimento del genere, secondo te sarebbe funzionato? No. Perché? Perché è un sistema di... Allora, la prima cosa, io ho un atteggiamento, però se io posso fare come faccio l'ospite. Io, guarda, su questo sono molto tranchant e sono veramente in minoranza, penso con pochi. Io penso che un ragazzo di 22-23 anni non dovrebbe ricevere troppa paghetta dai genitori se sono ricchi e soprattutto non dovrebbe ricevere la paghetta pagata dalle persone che non sono ricche. Guardate che questi 8 miliardi in Italia, perché poi diciamo soltanto, dici giustamente Sara, guardiamo i numeri, il 60% del gettito fiscale viene da persone che hanno un reddito superiore a 35.000 euro, cioè gente che non è ricca, chiaro? Cioè le persone che fanno 35.000 euro lorde non sono ricche. Ma non parliamo soltanto di quelli che hanno 22 anni. Il punto fondamentale è che io... Oppure quelli che hanno 30, 35. Amico mio, io vorrei che tutti quanti i ragazzi potessero avere un lavoro dignitoso, che tutti vivessero bene. Perché ti concentri su... Perché mi concentro sul fatto che uno deve pensare chi paga. Io non posso pensare di avere la moglie drogata e la siringa piena, come direbbe Cruciani. Ma tu, cioè, scusa, non potete pensare, non potete pensare, scusatemi. È un cambio di metafora, un cambio di metafora. No, perché uno dice, l'obiettivo è che tutti abbiano una vita dignitosa. C'è qualcuno che si alza, no, io non vorrei che i ragazzi avessero una vita dignitosa. C'è qualcuno che non lo vuole, io lo voglio. E lo strumento qual è? È di dirgli che ti do 750 euro, che c'è un navigator che ti trova un lavoro. Prendiamo il giro. Periodo, diciamo, della fine della formazione, l'accesso al mercato del lavoro. Ronzate, tu devi difendere il cinquantenne che perde lavoro. In questo paese il cinquantenne che perde lavoro è morto. È morto un cinquantenne che perde lavoro. Ma scusa, stiamo parlando di dati. Allora, il trend occupazionale vede gli over 50 nella posizione migliore. Perché il problema, stiamo parlando di giovani. Noi siamo fanalino di coda in Europa sull'occupazione giovanile. Abbiamo 10 punti di stacco. Ma come li giustifichiamo, Nicola? Dicendo che sono tutti bamboccioni e fannulloni ragazzi? E li giustifichiamo dandogli 700... Io non me la sento. Li giustifichiamo dandogli 500 euro ma al mese? Ma è un supporto. Li giustifichiamo dandogli 500 allora, euro al mese? Allora, rischiamo di essere ideologici, perché noi dobbiamo supportarli in quella finestra di tempo, io non sono formandoli. Sono ma eravamo supportati. No, ma io mi faccio questa domanda. Ma io non voglio neanche dirla sta cosa. No, ma io invece la dico, tanto voglio dire, siamo qua. Ma noi, no, Sara, ora io non so te... Ma quando ci siamo immesse nel mondo del lavoro, voglio dire, non credo che si venisse tutto, almeno parlo personalmente da una situazione, avevamo il problema di essere supportati per entrare nel mondo del lavoro, avevamo il problema che i nostri genitori ci dicessero, attenzione, lì non vai a lavorare perché non vieni sufficientemente pagato, noi dobbiamo educare i nostri ragazzi e questo è il problema e non vuol dire definirli bambaccioni, noi genitori siamo i primi colpevoli nel dover educare i nostri ragazzi nel dire un problema di lavoro grande quanto una casa adesso è tutta colpa dei genitori e poi cresci, nessuno li vuole, nessun genitore li vuole vedere sfruttati, io da genitore come lo sei te voglio che cosa?
No, ma no, al pubblico no, vi prego, non si può fare, sono proprio del debito puro qua. Cioè, il vero problema è che oggi noi diciamo ai nostri... Il pubblico è straordinario, perché, scusa? Sta facendo un intervento... No. Perché sei un... Sono antidemocratico. Lo fanno... Andiamo, 42 minuti. Alla Scala. Lo vogliamo. Sì. Alla Scala hanno detto che viva l'Italia antifascista. Lo possono fare alla Scala. Viva l'Italia antifascista, va bene, allora. Sai, posso... Identificatelo. Lo candidiamo. Posso solo finire. Io credo che oggi noi si faccia l'errore di educare i nostri figli al primo approccio nel mondo del lavoro, a dirgli già, metterli mentalmente così come macchine: se non ti danno questo non accettare, se non hai tutte le garanzie del caso. E quindi questa è la dimostrazione che molto spesso, e ce lo dimostrano gli imprenditori perché hanno dei numeri, i ragazzi non trovano personale. Per quale motivo? Perché c'è una richiesta, una cosa che si chiama mismatch, che è mancato è un problema culturale, domanda e l'offerta. Uno per volta, dai, è l'unica cosa che devo fare, uno per volta. No? Vabbè, ma abbiamo anche il tema, questa parola, questo anticismo, che è over education. Abbiamo dei ragazzi che sono eccessivamente formati per delle posizioni che altrimenti restano vuote. Sì, perché per esempio io, se mio figlio mi dicesse voglio fare come tutti vanno di moda, gli dici vogliono fare la scienza delle comunicazioni, lo prenderei a calci nel culo dalla mattina alla sera. Noi non abbiamo bisogno di 100.000 scienziati della comunicazione, bisogna spiegarglielo che non vanno a fare in televisione. E quindi andiamo dove? Sul tema della formazione. Ma anche perché ce l'abbiamo già uno. Scienziato della comunicazione. Un po'. Tu fai scienze delle comunicazioni. Mi invitano indegnamente. Obiettivamente, da quando lui è cambiata un po' la comunicazione. Mi invitano alla Luis con la Cortellesi. No, alla Luis non so perché non mi invitano, però mi invitano ogni tanto a spiegare come è cambiata peggio la comunicazione. Vabbè, ma quello ci sta tutto. Peggio. Però, Sileoni, io la cosa che ti voglio dire è la seguente. Però anch'io prenderei a calci mia figlia se volesse fare scienza della comunicazione. Sì, ovviamente così. Ovvio. Però vabbè, ma glielo devi dire. No, però la cosa assurda è che Sara pensa, Sara Manfuso pensa che davvero sia necessario per avviare i giovani al lavoro la formazione statalizzata, iniziata dallo Stato, e soprattutto per un periodo un reddito per iniziare. È una cosa senza senso, senza alcun senso. Nel frattempo dove... No, è una cosa senza alcun senso. Però dopodiché uno può dire ma, stanno i soldi per tutti, scusa, va bene, diamo i soldi. Ma tu pensi... Va benissimo, non sarà quello che manda in bancarotta lo Stato. Ma tu pensi che il nostro mercato del lavoro funzioni e vada bene? Vogliamo più garanzie a chi future, ce n'ha come noi, che ne so, facciamo altre cose. Vogliamo un po' più di garanzie a chi è garantito per l'eternità. Magari quello potrebbe essere... Ci siamo incartati, dai. Potrebbe essere mica mi fai parlare 40 minuti di questa roba qua. No, ma tu puoi parlare. No, ma adesso a mezzogiorno. Cioè, abbiamo capito le posizioni diverse. Guardate che secondo me questa posizione che abbiamo affrontato qua è il vero discrimine. Io ancora mi piace questa definizione ottocentesca, tra destra e sinistra, tra socialità e liberalismo. Cioè c'è una parte, secondo me, importante della popolazione italiana che pensa che lo Stato si debba occupare di certe cose. C'è un pezzo invece che mi piace a me, che pensa in realtà ce la dobbiamo un po' smazzare da soli. Sono due punti di vista diversi. Cioè la vera discrimine, cioè le etichette ottocentesche hanno cambiato. Vi voglio raccontare una cosa pazzesca. Io sono di una famiglia di agricoltori, perché questo è un vero tema importante. Nel 1900, non che io sia famiglia di agricoltori, non proletari, zappatori, no, di possidenti, importanti. Ma lascia perdere. No, perché uno dice agricoltori pensa che uno zappa la terra. Sei una famiglia di latifondisti, diciamo. Esatto. Una volta si diceva latifondisti. Allora, stavo dicendo una cosa. Non c'è niente di male a essere. Potresti non interrompermi perché è un po' complicata? Scusami. Nel 1900, succede una cosa che è paragonabile alla nascita dell'intelligenza artificiale. E qui vi voglio portare a una questione un po' più di prospettiva. Nasce una roba che si chiamano i trattori. I trattori hanno un casino, che perché fino al 1933 i trattori avevano i cingolati, quindi non servivano assolutamente praticamente a nulla per le aziende, perché arrivavano nelle campagne, erano mal guidati, e fino a quando nel 1933 non inventano la gomma da mettere nei trattori non vengono utilizzati dagli agricoltori. Quella rivoluzione tra il 1900 e il 1933, cioè l'introduzione dei trattori, aveva cambiato completamente l'economia mondiale. In America un terzo degli impiegati era in agricoltura, il 15% del PIL americano era l'agricoltura. Nascono i trattori, cioè l'intelligenza artificiale di quell'epoca, e cambia e rivoluziona completamente l'America. Molte meno persone lavoreranno nell'agricoltura, lo stesso PIL verrà fatto dall'agricoltura, e soprattutto quando voi comprate una macchina vi chiedono quali sono i cavalli fiscali della macchina, perché in realtà esisteva un'economia che era quella dei cavalli, che voi vi sembrerà assurda, ma che faceva le aziende più piccole, c'erano quelli che si occupavano di cavalli,
cavalli, c'era un pezzo dell'azienda che produceva per i cavalli, muore un'economia nel 1900. Alla mia domanda è la seguente, fatta questa lunga premessa, secondo me interessante, della mia esperienza agricola. I trattori, che sono la grande svolta tecnologica che permettono di rendere più produttive le campagne, farci lavorare meno gente, distruggono molti posti di lavoro e cambiano l'economia americana e l'economia mondiale. Molti miliardi di persone in più sono nate e sono vissute grazie a un'agricoltura più evoluta. Quindi quella è stata una grande evoluzione tecnologica. Questo tu lo metti in paragone all'intelligenza artificiale. Bravo. Quanto ci farà male? Quanto subiremo con l'intelligenza artificiale? È il trattore del 2000? E come affrontare? Perché tra il 1900 e 1933 in America è successo un casino, cioè no, il trattore fa schifo, distruggeremo l'economia, quelli che si occupano dei cavalli, che lavoro li faremo fare? L'economia era basata sui cavalli. Allora ti chiedo e vi chiedo, questa rivoluzione, noi stiamo parlando del reddito di cittadinanza, ma voi non vi rendete conto che un pezzo del mio lavoro, un pezzo del mio lavoro nella comunicazione, un pezzo, tutti voi avete su, molti di voi avete ChatGPT sopra la vostra e gli fate le domande, quella roba lì, non ci stiamo rendendo conto, caro, che ha cambiato e che cambierà il nostro mondo. Noi stiamo ancora a pensare ai navigator e al reddito di cittadinanza, il problema è che noi... Ma tu pensi che noi non ce ne rendiamo conto? Questo ti sto dicendo. Che stiamo affrontando per primi la banca digitale. La banca digitale è una forma di intelligenza artificiale inserita nel settore. C'è una banca che non nomineremo, che ha deciso che 5 milioni di clienti, che sono due anni e mezzo che non vanno in banca, saranno seguiti da una banca a parte. Il resto delle persone che vanno in banca saranno seguiti tradizionalmente dal direttore e dagli impiegati di banca. Questa è una forma di intelligenza artificiale che andrà governata, non è come il trattore, come dici tu. Il trattore chi è che lo governa? Lo governa il capo dell'azienda agricola? Noi dovremmo governare una perdita di posti di lavoro che ci sarà con l'intelligenza artificiale e con la banca digitale. E lo stiamo facendo con un confronto a livello aziendale con i vari gruppi. È chiaro, hai ragione quando dici che siamo alla vigilia di una rivoluzione dove la maggior parte del popolo italiano non se ne rende conto. E molto probabilmente anche qui in questo contesto ci sono alcuni che ancora non se ne sono pienamente in qualche modo resi conto. Secondo me il problema, caro Nicola, è un altro, è che come è sempre il solito ragionamento. Bisogna far gestire le cose a persone competenti, i cambiamenti vanno gestiti da professionali da competenti. Tu dimmi oggi se oggi funziona qualcosa in Italia, lo stavo dicendo ieri, dimmi se è giusto pagare le tasse nel momento in cui un cittadino, una persona comune, non riceve nessun tipo di servizio, dimmi cosa funziona della sanità. Cioè, al di là dell'intelligenza artificiale, qui bisogna porsi problemi molto più concreti, e cioè la politica come fa, come riuscire a far capire alla politica che bisogna iniziare a far funzionare certe cose. Poi, se vuoi, entro in politica, io il ponte sullo stretto di Messina, credo che sia una delle ultime cose che andrebbero fatte. Perché... se per andare da Palermo a Catania o da Palermo ad Agrigento ci metti 4 ore, se ci sono delle strade piene di buche, che esistono strade, che esiste soltanto una strada per raggiungere Ragusa, una strada. Se tu blocca, se si blocca un camion in quella strada, non passa un'autoambulanza, non passa niente. Io per andare a Ragusa... Vabbè. Cioè, fammi fare un po' di... Perché siamo arrivati al ponte? No? Perché dobbiamo parlare per altri 30 minuti. Ponte e intelligenza... No, non rispondo. Sto scherzando. Invece il tema è fondamentale. Dice, le priorità del paese dovrebbero essere alte rispetto a quelle di cui ci stiamo occupando oggi. Cioè il reddito di cittadinanza e... Vabbè, ti sei distratto. Ho capito, il ponte, di cui si sta occupando il governo oggi. Diciamo. Sì. Ma il ponte, non credo che il ponte sia una priorità del governo. Se ne occupa Salvini perché chiaramente ha preso... Ho detto se ne occupa Salvini, dunque tutti ridono, non capisco perché. Dice, siccome se ne occupa Salvini c'è una risata generale. È un altro intervistato preferito da Porro.
Ma io posso... Sai che ci sono un sacco di... No, io sono favorevole al ponte invece, al contrario, c'ho scritto pure un libro. Sì, lo so che sei favorevole. Però sono favorevole e mi sono disinnamorato della cosa perché penso che l'Italia sia un paese talmente inconcludente che figuriamoci se riusciamo a fare il ponte sullo Stretto. Questo è un altro discorso. Questa vecchia teoria per cui bisogna prima fare altro non ha mai convinto fino in fondo. Si fanno ponti in tutto il mondo, in Giappone, in tutti i paesi del mondo possibili, sì, immaginabili, per cui non è quello... In Giappone ci sono i treni che non sgarrano di un minuto. Vabbè, ma che c'entra? Sempre il benaltrismo di dire bisogna fare altro prima di fare una cosa. Dai, fai polemica con Sciglioni, vai. No, ma una cosa, questa cosa qua, per cui uno dice bisogna, i treni non funzionano in Sicilia, non c'è l'alta velocità, non si può pensare al ponte, la trovano... Poi sono d'accordo sull'inconcludenza, sul fatto che non si farà mai, eccetera, ma non penso che sia una priorità del governo, come dice Porro, cioè non è una... È una cosa di cui occupa Salvini, che manda avanti... Avete mai sentito una parola della Meloni sul ponte sullo Stretto? Non ci crede manco lei. L'avrà detto una volta per sbaglio per dare ragione a Salvini durante la campagna, non l'ha detto ma manco tu una ci volta. Credi sul ponte? Significa che non ci crede. Tu ci credi al ponte, all'importanza e all'efficacia del ponte? Ma perché? Perché il ponte è intanto un simbolo del fatto che l'Italia riesca a fare qualche cosa. Sì. È una banalità fare un ponte. Abbiamo soltanto in questo paese si fa una questione politica nel fare un ponte. È l'unico paese al mondo. Sì, è vero. L'unico. È un dettaglio, posto che sono verissime le cose che tu stai dicendo. Amando io la Sicilia ed essendoci stato tante volte. E la conosci? Beh, molto bene. Questa roba delle strade siciliane, che non sono pagate alcune volte, apro parentesi, esatto. Però quella roba delle strade siciliane è vergognosa, treni e strade. Io penso che l'offerta crei la domanda, quindi che il ponte cambierà la Sicilia. È incredibile aver portato l'alta velocità fino... Ti vedrei 15 motivi per rifare il ponte. Tu porti l'alta velocità, con tutto il rispetto che ho, fino in Calabria e finisce in Calabria dal nord. Ma di che stiamo parlando? Non la facciamo allora. Primo punto. Secondo punto, i ponti non sono un tema, si fanno punto e basta. Terzo, i ponti si ripagano perché paghi la cosa. È un problema di ingegneria che si risolve in qualsiasi paese del mondo. Non ne farei una questione politica, ma rappresenta un simbolo che in 60 anni in questo paese non si riesca a fare un ponte. È una roba imbarazzante. Altra cosa che ti voglio dire sul ponte, il ponte ha un altro elemento fondamentale, che il ponte è un modo per questo governo e per qualsiasi governo di dire: noi l'infrastruttura più complicata di questo paese la siamo riusciti a fare, non ci sono più scuse. Se tu fai il ponte non mi puoi spiegare perché non riesci a fare la bretella la bretella, quando il giorno dopo che c'è il ponte non mi puoi spiegare che manca un pezzo di autostrada, cioè diventa una questione politica. Però sono totalmente d'accordo con Cruciani, non è un tema politico, cioè non esiste un paese nell'universo, neanche l'Ecuador di queste ore, in cui c'è un dibattito politico sul fare o non fare un ponte. Però Nicola, scusa, essendo un simbolo, se poi non funzionano le infrastrutture, no? Parlavi delle strade, appunto vediamo la Sicilia in che condizioni... Sarà la morte di chi quel simbolo ci sia impiccato. Ma capisci cosa voglio dire? Sì, il ponte, però capisci che forse noi non abbiamo tanto bisogno di simboli, perché il simbolo rimanda in realtà alla politica e anche alla propaganda che si accompagna alla politica. Ma è la più grande isola del Mediterraneo che non è collegata alla terraferma. Cioè, noi ci dobbiamo chiedere come mai non ci sia stato fino ad oggi. Però se vivi in Sicilia e non puoi spostarti da una città all'altra perché non ci sono collegamenti adatti, e allora lì una domanda te la fai e viene appunto in causa anche il concetto di priorità. Possiamo discutere anche, e l'ultima cosa che vi voglio dire, l'ultima, è che non fare il ponte costa 700 milioni. Tra l'altro. Vabbè, ma quelle sono altre cose. Non fare il ponte costa 700 milioni perché è stato vinto un appalto da un signore che può legittimamente richiedere 700 milioni perché questo appalto 20 anni fa gli era stato consegnato. Vabbè, questo è giusto, ma avere quel simbolo, avere poi... In un paese in cui non rispettiamo mai una cosa, io forse questa... Però comunque, ragazzi, ma veramente dobbiamo parlare... Io il ponte è semplicemente un argomento retorico contro il governo, che capisco, però ma chi se ne frega? No, appunto, aspetta, velocemente, appunto, però siamo tutti d'accordo sul fatto che un paese che fermo sulle infrastrutture, che non investe nelle infrastrutture, è un paese fermo, morto, bloccato, sì. Quindi su questo positivo. Ma sull'intelligenza artificiale, Nicola, allora o ci mettiamo tutti d'accordo, o decidiamo che comunque accettiamo e abbracciamo il progresso, perché quello è il progresso, è il futuro, è la tecnologia, oppure diciamo no, stiamo fermi e ne stiamo fuori. Quindi i casi sono due. C'è l'intelligenza artificiale, sicuramente avrà un costo altissimo. A livello occupazionale. Avrà un costo altissimo, ma anche a livello personale, di privacy personale. Ti ricordi quando in trasmissione abbiamo fatto vedere te che ormai si riesce a prendere l'immagine, no? Chiunque di noi, l'immagine viene presa, gli vengono fatte dire cose, cioè quindi ormai non siamo noi, con questa tecnologia non siamo più padroni di noi stessi. Questo è un elemento. Però
è una realtà con cui dobbiamo fare un conto se vogliamo andare avanti con quello che è il progresso. Ed è che i ragazzi, ovviamente i giovani, devono quantomeno fare i conti con una realtà che sta evolvendo da quel punto di vista e devono essere stati in quello, se vogliamo parlare di profumo. Tra l'altro in sede comunitaria, sicuro. Ovunque, ma sai, in sede comunitaria... Perché non è una cosa che interessa soltanto noi, ma tutti. Io la cosa che mi preoccupa, per quello volevo stimolare Sileoni, perché io partecipai qua alle prime, sono tanti anni che vengo a trovarti e vi vengo a trovare, per me è importante, però... Io mi ricordo una volta che noi stavamo qua e c'era un manager di un'importante banca, molto ricco oggi, che si stava strappando degli sportelli, uno sportello, cioè una filiale, mi sembra 15-17 milioni di euro, te li ricordi, no? Quando si compravano le filiali a quel... era già il periodo in cui si capiva che sarebbero morte quel tipo di cose, che l'avrebbero dovute chiudere le filiali. E quel signore poi si è andato via con una bella liquidazione. Il punto che, sulla quale io ti voglio veramente provocare, cioè la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, perché noi siamo fissati, noi diciamo che facciamo il nostro mestiere? Perché sulla lingua e sul nostro mestiere ormai ha vinto. E se, se non ci rendiamo conto che questa rivoluzione creerà un disastro sociale, è inevitabile, non la puoi controllare, non la puoi neanche regolare, creerà un disastro sociale, noi oggi stiamo veramente ragionando sulle cose sbagliate, perché il cambio epocale che avverrà con l'intelligenza artificiale è inimmaginabile. Ma tutti quanti voi, quando avete a casa... Nicola, l'abbiamo parlato ieri di un'ora e mezza. Il 50% delle persone in Italia ha un iPhone, già una cosa straordinaria, nel paese del reddito di cittadinanza abbiamo tutti quanti un oggetto da 1.500 euro, 1.000 euro. Il 50% c'è l'iPhone. Quando fate il riconoscimento facciale con l'iPhone è intelligenza artificiale. Quando mettete nel vostro foto su Samsung e su iPhone e mettete catalogate figlio, marente, amante, eccetera, è l'intelligenza artificiale. Quando voi usate quei computer, quelli piccoli robottini a casa per utilizzare, per pulire a casa, che capiscono dove lavare e non lavare, che ha appena licenziato la Colf o che ve le fa fare meno ore, è intelligenza artificiale. Quando voi, non i chatbot che non funzionano, è tutto intelligenza artificiale. Ma ne abbiamo parlato, posso rispondere? Sì, scusami, ne abbiamo parlato, la domanda è sempre più lunga. Sì, ne abbiamo parlato ieri un'ora e mezza. In Olanda e in Germania, l'ho fatto l'esempio ieri, ci sono tre banche. Queste tre banche, due olandesi e una tedesca, quelle due olandesi 15 anni fa avevano qualcosa, una aveva 70.000 dipendenti, un'altra ne aveva 90.000 dipendenti. Oggi hanno 3.000 dipendenti, fanno lo stesso utile dei primi due grandi gruppi italiani. Pazzesco. E in Germania è la stessa cosa. Questa è una, come dire, è una forca caudina che dovremo in qualche modo gestire, dovremo in qualche modo... Il problema, caro Nicola, è che non è che però ci possiamo permettere di mandare a casa, ne so, 250.000 persone, no? E quindi qui, al di là dell'intelligenza artificiale, vanno prese in considerazione i tempi, vanno prese in considerazione delle soluzioni che possono in qualche modo salvaguardare l'occupazione. Quindi vanno create nuove attività, vanno create nuovi mestieri, vanno create... nuove situazioni per non licenziare. Noi siamo l'unico, tu lo sai bene, il settore bancario è l'unico settore in tutta Europa che è riuscito fino ad oggi a evitare i licenziamenti. Proprio per questo te lo dico. Perché in Europa negli ultimi sei anni sono stati licenziati nel settore bancario 390.000 persone. Ultimo giro di tavolo, così noi, perché io c'ho una importante partita a tennis tra poco. Ah, allora a posto. Dimmi una cosa, fa tutta la legislatura la Meloni per te, Giuseppe? Sì, spero di sì, ma non per lei. Fosse anche un governo diverso direi la stessa cosa, eh? Non sarebbe molto diverso il mio giudizio. Sta facendo le cose giuste per durare? Non lo so, secondo me non sta facendo niente, sta facendo molto per galleggiare. Ah. È un anno e tre mesi in cui oggettivamente sarebbe anche ingiusto dire che in un anno e tre mesi si possono fare tante cose, però mi sembra che in questo momento abbia puntato più a in questo anno e mezzo ad essere sicura di non essere infilzata soprattutto anche a livello internazionale, no? Preso una posizione in cui magari lei all'inizio non credeva nemmeno troppo, su ultra filo Ucraina, filo Stati Uniti e tutto, e dunque si è garantita, diciamo, a livello internazionale e ha puntato soprattutto su questa. Il resto, con pochi soldi, cerca di galleggiare, di non... E secondo te in Italia c'è un personaggio politico, un partito che riuscirebbe a galleggiare meglio di lei? No. Ecco. Bravo, domanda. No, ma io sto dicendo che non ci sono rivali, cioè non ci sono rivali. La Meloni è una che può piacere o non piacere, ha
E ci sono un numero consistente di persone a cui non piace, perché poi non è che il consenso è quello che è, non è che sia il consenso universale. Sono una serie di persone che non riescono a competere con lei dal punto di vista, può piacere o non piacere, ma ha carisma, ha forza personale, individuale e soprattutto ha determinazione, lavora parecchio, non ha niente da perdere, non è ricattabile, questo è vero, non è ricattabile, diciamo, non è che vuol dire? Tutti nella politica, ma tutti nella politica hanno qualcosa per cui essere ricattati. La Schlein è ricattabile? No, non sto dicendo lo Schlein, probabilmente non è ricattabile manco lei, però non sto dicendo della Schlein, non è ricattabile nel senso che non deve fare eccessivi favori a nessuno, cioè è capace di prendere posizioni secondo me anche un po' impopolari, fino adesso non le ha prese queste posizioni impopolari, anche per esempio la posizione sull'Ucraina non è una posizione così popolare, no? Le armi all'Ucraina, soldi a Zelensky non è un personaggio popolare in Italia, molti vedono Zelensky come questo, ma che perché ci rompe i coglioni e ci chiede i soldi, in fin dei conti che ci frega di Zelensky, questa posizione è una posizione che io ho ridotto ma è maggioritaria, non è la mia posizione, ma è una posizione secondo me in Italia maggioritaria. Perché dobbiamo dare i soldi all'Ucraina, no, alle armi, piuttosto che a noi, ai poveri, ai bancari, eccetera, per fare un esempio. Per cui io penso che sia una persona un po' circondata da persone non all'altezza, dico una cosa banale che dicono tutti, però anche questa critica che si fa alla Meloni, circondata da persone non all'altezza, è una critica senza senso. Ma guardate la classe dirigente in altri paesi, la classe dirigente, vuol dire, cioè i ministri, eccetera, sono persone non di primissimo livello, per cui non è quello il punto. Peccato che poi si dimettono quando ci sono state. Vabbè, ma lascia per questa storia delle dimissioni, ma chi se ne frega se Lollobrigida si dimette, se Sgarbi si dimette. Ma voglio sentire Sara. Ma è una stupidaggine. Sara. Ma chi è che si dovrebbe dimettere? Ma non ho capito chi è che si dovrebbe dimettere. Il fiammifero nel nostro... Ma non riesco a capire, Sara, chi si dovrebbe dimettere, non ho capito. Cioè, no, tu facevi un discorso generico dicendo sei la classe, sì, ma non è gente, che... perché sempre guardare al peggio, mai al meglio. No, che sei, Travaglio con la cosa oggi. Cioè, che la gente ti fa piacere se qualcuno si dimette. A me se si dimette uno si mette altro. Molto meno in altri paesi, visto che eri tu che li citavi, sto seguendo il sto dicendo che la classe non è che negli altri paesi ci sono questi geni della politica. Che però poi se ne vanno a casa, fanno così loro. Ma chi è che se ne dovrebbe andare a casa? Chi se ne magari di rappresentare. Chi lo decide? Chi lo decide chi è degno? Ma parlate tanto di consenso, tanto di popolo. Consenso non mi pare che la perda di consenso con questo 30%. Uno per volta. Del patto. Voglio sapere. Ma non riesco a capire, ma dice la gente se ne va a casa. Ma chi? La devi far parlare, mi devi capire chi siete di me. Appunto, ma non lo dice. Ce lo dice Sara. No, adesso volete i miei cognomi. Sì. No, vabbè, fammi il ragionamento. Sì, sì, no, il ragionamento è questo. Siccome, ripeto, lui citava gli altri paesi, ci sono paesi in cui, ad esempio, per una tesi di laurea copiata da un deputato, da un parlamentare, uno sempre sai che fa prende... Sempre... Ma è la realtà, non ti piace la realtà? Sempre questa. Le stesse cose, la tesi di laurea copiata. Scusami, ma esistono dei fatti, non è che sono le stesse cose, la cronaca va letta. Sì, politica. Ma non mi hai ancora risposto. Chi si dovrebbe dimettere in Italia? Non l'hai detto. Ah, bella, la lista è lunga. Dimmi che si dovrebbe dire. Adesso secondo te è prima tutto generico. Prima no, non è generico, quei nomi e cognomi facciamo. Prima parlavi no del quelli sai tutti. No, vedi, sì. Pensi pure tu allora. Li sa, ce li ha, c'ha la lista. E chi è citato? Che non ho sentito. No, adesso dirà la Santa Anche Sgarbi perché forse ha rubato il quadro. Tutte queste cose. Qua sì, ma si dimettesse. Ma Nicola, ma capito? Ma sarà un problema degli italiani. Io li sappiamo tutti, a destra come a sinistra. No, ma perché l'ha detto Conte questo in un'intervista? Conte ha detto che sei riuscito io, Santanchè, Del Mastro e Sgarbi si devono dimettere. Ma secondo te gli italiani si svegliano la mattina e si interrogano su perché non si è dimesso Del Mastro, secondo te? No, però c'è uno, voi vi svegliate la mattina e vi dite sono indignato perché Del Mastro non si è dimesso, ma sti grandissimi cazzi! E si mette. Sì, vabbè, perché voi siete travaglisti, che ti devo dire? Perché c'avete, perché non avete trombato bene la notte prima, che vi devo dire? Scusa, è sempre il solito riduzionismo. Sì, sì. Allora, fischia, bravo, chi si. Bravo, fate casino, chi si sveglia la mattina pensando che è un problema dell'Italia il fatto che Del Mastro non si dimette è un frustrato, questo posso dire. Insulta! No, è un frustrato. Chi si sveglia la mattina e pensa, oddio, è un problema dell'Italia perché Del Mastro magari si deve anche dimettere, non lo so, ma chi si sveglia. Capite bene il mio ragionamento, non dico che non si deve dimettere. Ho detto un'altra cosa, chi si sveglia la mattina con la rabbia di dire Del Mastro si deve dimettere, è un problema del paese, è una persona frustrata, chiaro? È una persona che non passa bene le ore della propria vita, della propria esistenza, che non si costruisce la propria giornata bene, sostanzialmente un coglione. Vai, fai casino! Arrabbiato! Vabbè. Fischi! Grandissimo!
Grandissimo. No, vabbè, Oara, penso... È un ragionamento serio, non è un ragionamento stupido. No, no, ma a me mi diverte il casino. No, ma è così, dai. Chi pensa che la mattina la sa, oddio, è un problema, la santa anche ministro del turismo. Ma è uno che si deve dimettere, è un frustrato. Frustrato. Passasse la sua giornata meglio pensando a se stesso, a essere intellettualmente onesto, ad essere una persona re, non pensasse al fatto che se la santa anche si deve dimettere alla sì o no. Ma la Meloni chiedeva un giorno sì e l'altro pure. È teatro, è solo teatro. E tu ti diverti nel teatro, teatro come mi diverto l'ha io. Fatto oppure non l'ha fare fatto l'indigna per volta. Non fare l'indignata speciale. Oddio, si deve dimettere e fai l'indignata. Non ci credi nemmeno tu. Ma io ci credo, e soprattutto la Meloni, ripeto, quando era ai banchi dell'opposizione, chiedeva o no, ce lo ricordiamo, le dimissioni, quando c'era Matteo Renzi, presidente del Consiglio, e c'era Maria Elena Boschi, ce lo ricordiamo? Io, la Meloni, mica a me, chi ne frega me. Ma tu la difendi? Ma chi la difendi? Io ti voglio far capire. Io dico che quando uno va al governo cambia pelle. Non è che la sinistra chiede le dimissioni, le ha chieste anche la destra, cambia pelle, quindi sta tradendo il patto con gli elettori. Fermi, Oara Borselli non ha parlato. No, vabbè, Sara, scusami un attimo, io mica ho detto che destra-sinistra, io ho detto chi si sveglia la mattina, mica ho detto destra-sinistra. Ma è il tradimento del patto con gli elettori, capito quello basta, che basta, il tradimento del patto con gli elettori me ne vado. Io te lo voglio dire. Non l'ha detto. Io l'ho detto, ma lui... Non l'ha detto. È come dire scusa per Fonsi, vai avanti tu. No, vado avanti. Basta, dai. Raccontaci. No, mi sembra veramente... Guarda che no, tu l'anno prossimo... Faceva... Scusami, poi ti do la parola. Per un attimo. Voglio capire una cosa. L'anno prossimo, quando fai questa cosa, se te la fanno fare, e al posto di due conservatori che insultano tutti come Cruciani e... Ma lo conoscono. E mi spieghi chi inviti? Cioè, chi trovi a sinistra come noi? Chi c'è? Nessuno. No, che fa casino? Nessuno. No, dai, qualcuno c'è. Non c'è. Tu dici? Noi abbiamo il casino che adesso governano questi di destra, sarebbe meglio che governassero gli altri. Eh sì, sarebbe più facile. Ma io penso che voi fate anche... Vabbè, abbiamo sdrammatizzato. No, io no, no. No, no. Lato, no, a sorridere con... No, lo faceva prima a sinistra. Beh, vi svelo un segreto, voglio dire, questa è la politica, c'è opposizione, maggioranza, quando c'è una maggioranza di governo c'è un'opposizione, no? Che contesta e quindi dice dimissione o non dimissione. Però io credo che il problema sia un altro. Quello che c'è da augurarsi non è tanto che si dimetta Lollibrigida perché far fermare un treno, ma che un governo duri. Perché io credo che fondamentalmente quello che dobbiamo augurarci, a prescindere, anche a livello soprattutto di tenuta e di stabilità economica, cos'è che crea una destabilizzazione? Il fatto che possa cambiare ogni anno un governo. Quindi, la tua domanda, ti auguri che il governo della Meloni possa andare avanti, a prescindere dall'ideologia destra o sinistra, auguriamoci che finalmente ci possa essere un governo che magari riesca allora a portare parliamo, avanti 5 anni. Ma allora parliamo, Nicola, scusa. No, andiamo avanti così, staremo fermi sempre. Sara, però scusami, però ti prego, io una domanda che voglio farti rispetto alla piccola divertimento di prima. Io ho come il timore che dietro alla richiesta di dimissioni di Del Mastro, che è diventato il nostro incubo, in realtà non ci sia un fatto eticamente fondamentale, perché Del Mastro ha dato a Donzelli delle carte che potevano essere più o meno segretate. Voglio sapere quante persone ben conoscono questa vicenda. Ma c'è un altro elemento, che dimettendosi Del Mastro, pam, gli diamo un colpettino al governo. Ma chiaro. Quindi la cosa diventa più politica e meno sostanziale. Questo ma è sempre così, però. Queste sono le inchieste orologiche. Ti chiedo. No, no, perché qui non chiedi, non chiedi dimissioni della Meloni, qua chiedi le dimissioni dell'uomo. Cioè, questo è un elemento con un'opposizione che non si capisce se è Conte o che è Schlein. Non hanno i numeri, non stanno andando bene nei sondaggi, che cercano di trovare, e io lo trovo legittimissimo da parte dell'opposizione. Beh, il governo fornisce degli argomenti. Però ragazzi, ma ci siamo ridotti a chiedere le dimissioni di Del Mastro per poter... Cioè, questo ci siamo ridotti a questo, i temi importanti sono altri, per esempio una cosa che te la dico subito, se mi dai un secondo, si chiama patto di stabilità, ad esempio, no? E qual è la? Ad esempio il patto di stabilità, no? Abbiamo visto l'Italia che è tornata a casa, poi c'è stata tutta quella questione, la mancata ratifica del MES, eccetera, non è stato ratificato, è tornata qui in Italia la Meloni dicendo abbiamo avuto un successo nel contrattare appunto le nuove regole, che poi sono soggette a tutto un iter in sede europea. Ecco, è davvero così? Secondo me la peggior nemica della Meloni è se stessa, quello che sta facendo,
È così, perché quando si ritroverà dopo aver fatto per quest'anno una manovra in deficit ad avere ancora meno risorse e non potrà più incarnare quella destra sociale? No, allora sicuramente ci sono dei vincoli, come dire, oggettivi e importanti che vanno, come dire, rivisti in maniera concertata, però non può raccontarci di avere quel peso decisionale così grande come ha avuto, come lei dice, perché l'asse franco-tedesco è quello che ha attirato maggiormente la revisione di quel patto. E perché parlo di patto? Perché quando noi parliamo della durata previsionale di questo governo, il vero problema, secondo me, sarà di carattere poi economico. Va bene. Ultima battuta ora, però dobbiamo chiudere perché sono passati 45 minuti. Su? Cosa vuoi? Su questo aspetto qua, sulla dimensione internazionale della Meloni, secondo te in realtà esiste... cosa dobbiamo fare, Dominicis, qua? Forza. Cosa, se esiste il fatto... No, io... Credo fondamentalmente che la Meloni, ora al di là di un discorso internazionale, che è chiaro, tu non sei più innanzitutto, no, voglio dire, leader di un partito, ma devi guidare un paese. Guidare un paese comporta anche dover mantenere quelli che sono degli equilibri, è chiaro, no? Quello. Io credo che la vera battaglia oggi della Meloni, per concludere, sia quella che la maggior parte del suo elettorato ci sono delle materie, degli elementi sui quali ovviamente lei deve dare delle risposte fondamentali, che sono le risposte da un punto di vista dell'immigrazione, da un punto di vista economico, chiaramente. Ed è questo, una legislatura dura 5 anni, non gli si può chiedere una risposta dopo 1 anno e mezzo, c'è un lasso di tempo al quale su questo si deve assolutamente concentrare, questo è chiaro. Francesco, come hai detto che devo chiudere 10 minuti fa? Dov'è De Dominici? Devo chiudere 10 minuti fa? Sì, ho detto questo. No. Ho già dato, come dire. Hai già dato, va bene. Vi ringrazio per la vostra partecipazione attiva a questa nostra dibattito sul reddito di cittadinanza. Grazie a Oara Borselli, grazie a Sara Manfuso, grazie a Giuseppe Cruciani, mitico presidente Cilleoni, a mai più. E via. Facciamo gli alzati.